Sandro Cicali. Cari amici, bentornati, buongiorno, ben rientrati nel mio canale Sandro Cicali Free Energy. Oggi vi faccio un piccolo aggiornamento su un lavoretto che ho fatto circa un annetto fa, un po' meno di un anno fa, praticamente nel pieno inverno. Il famoso pavimento in PVC che ho installato in cucina. Infatti adesso siamo in cucina e andiamo a vedere che cosa è successo. Perché? Perché ovviamente La mia idea del pavimento in PVC era di controllare poi nell'arco del tempo, nel cambio della stagione, oltre che all'usura del pavimento stesso, la modifica che può avere con il caldo e col freddo fra una piastrella e l'altra, perché ovviamente, come succede con quasi tutti i materiali, con il caldo e con il freddo si dilatano e si ritirano. Quindi, essendo arrivati nella stagione in cui le temperature stanno gradualmente salendo, non in maniera eccessiva, però stanno comunque salendo, il pavimento dovrebbe allungarsi e quindi si dovrebbero formare, se non ci sono eventuali fughe o spazi fra una mattonella e l'altra, o perlomeno sulle pareti che vanno a contrastare l'allungamento del pavimento, si dovrebbero generare delle o crepe o delle, diciamo, delle imperfezioni nella posa del pavimento. Cosa vi faccio vedere? Vi faccio vedere gli sviluppi, perché io questo pavimento qui l'ho pubblicato il video a gennaio, ma l'avevo installato 2 mesi prima, quindi l'avevo installato a novembre. A novembre poi ovviamente è arrivato il freddo, quindi il pavimento in teoria si doveva essere ritirato. E ovviamente io, avendolo installato d'inverno, cosa succede? Succede che arrivando poi l'estate, quando il pavimento si riallunga, in teoria non ci dovrebbero essere più margini per potergli lasciare lo spazio di allungamento. E invece non è successo, perché vi faccio vedere in questo preciso momento, siamo nella mia cucina con il pavimento in PVC, come avete già visto altre volte, e devo dire sinceramente che il pavimento è rimasto totalmente intonso, è intatto, come potete vedere torna perfettamente, e dopo mesi di utilizzo e anche, diciamo, abbastanza intenso, devo dire, perché comunque siamo sempre in cucina, quindi comunque sia è la stanza più frequentata della casa, il pavimento ha sostenuto tranquillamente senza nessuna imperfezione. Andiamo a vedere, ve lo faccio vedere. Allora, io avevo il dubbio del discorso del controluce, il famoso controluce che appunto fa apparire gli attacchi, diciamo le fughe fra una mattonella e l'altra del vecchio pavimento che è sottostante. E vi ricordo che questo è un pavimento di 100 anni, quindi è molto imperfetto e i solai non sono perfettamente in piano, quindi sono molto avvallati, sono molto, diciamo, abbassati nella parte centrale, e come potete vedere il PVC è rimasto esattamente dove lo avevo messo. Come potete vedere anche nei piccoli, più nei dettagli, l'unico difetto che ha in questo preciso istante, ma lo aveva anche quando ho posato questo pavimento, è in questo punto qui esatto, dove purtroppo quando ho messo la mattonella mi sono accorto che sotto c'era un'imperfezione nella mattonella sottostante che mi ha creato questo rigonfiamento, che ovviamente se andiamo a, sapendolo, sappiamo dov'è, quindi andiamo a cercarlo, lo troviamo, ma nel generale, come potete vedere, non si nota per niente. Questo piccolo minuscolo difetto io lo posso tranquillamente sistemare, perché posso togliere questa piastrella che è intera, quindi non ho neanche il problema di doverla tagliare, andare a molare con una levigatrice o con una smerigliatrice angolare la parte sottostante per riportarlo totalmente in piano,
e mettere una nuova mattonella, perché ovviamente, come vi ho fatto vedere anche nel vecchio video, ne ho ancora un po' di mattonelle, quindi mi sono avanzate. Comunque lo consiglio, veramente lo consiglio con tutto il cuore a tutti, perché è un ottimissimissimo prodotto, veramente un fantastico prodotto, si monta molto bene e avevo intenzione di farlo anche in altre stanze, ma i pavimenti sono eccessivamente imbarcati, diciamo, abbassati, e quindi si creerebbero dei problemi strutturali, secondo me, magari anche estetici, insormontabili. Eccoci qua. Allora, come vi avevo detto, appunto, questo pavimento in PVC è stato veramente un'ottima soluzione, perché a distanza, grosso modo, adesso ancora no, ma di 8, 9, 10 mesi, beh, sta sostenendo tranquillamente il suo lavoro e non ci sono veramente problemi. Quindi consiglio veramente chi vuol fare una piccola ristrutturazione, spendendo veramente poco, ovviamente dobbiamo avere il pavimento originale esistente, che perlomeno sia fra una mattonella e l'altra il più piano possibile, il più preciso possibile. Se abbiamo pavimenti come ho all'interno dello studio, che sono in cotto, che hanno una mattonella diversa dall'altra, non ci mettete il PVC, perché non tornerà mai dritto, non verrà mai, alcune mattonelle non si attaccheranno neanche, perché non trovando un piano di appoggio regolare, ovviamente non si attaccheranno in maniera regolare. Ma in questo caso qui e nei casi delle altre stanze si può fare. Come vi dicevo, appunto, questa è una casa molto vecchia, dei pavimenti molto vecchi, e i solai sono fatti semplicemente con le classiche travi e travicelli, le pianelle di foratini appoggiate direttamente sulle travi, e subito sopra le pianelle di foratini non c'è la gettata di cemento o una grossa gettata, c'è direttamente la colla o la calce con le mattonelle. Quindi cosa succede? Nell'andare degli anni, e questa casa ha 100 anni, il tutto si imbarca, si abbassa, e ovviamente dalla parte del muro si vedono i distacchi delle mattonelle, che non sono più praticamente diritti rispetto all'attaccatura del muro, ma sono leggermente staccati, e quindi si crea uno spazio, un mini scalino, e via via che scendiamo nell'interno del pavimento, nella parte centrale, dove aumenta ovviamente la pressione del peso stesso del pavimento, si crea questo avvallamento, che nella cucina è presente, però la cucina è la stanza più stretta, quindi l'avvallamento è praticamente quasi invisibile. Ma nelle altre stanze, quindi la camera, le altre due camere e il salone, che hanno stanze molto grandi e pavimenti molto grandi, questo è un problema che non è risolvibile. Se io mettessi il PVC, magari nella parte centrale sarebbe perfetto, ma quando arriveremmo all'intersecazione fra il pavimento, quello principale, e l'ultima mattonella, che è vicina alla parete, che quindi rimane più dritta rispetto all'altro pezzo, credetemi, viene un problema. Ve lo faccio vedere. Vedete, questo è il pavimento della nostra camera, e come vi dicevo, guardate, qui c'è uno scalino gigantesco, c'è uno scalino che quasi, non dico un centimetro, ma poco ci manca, veramente. Questa è la parte fissa che è sul muro, questa è la parte del pavimento. Vedete, qui quando io vado a mettere la piastrella di PVC non toccherà mai qua, rimarrà sempre orientata sull'ultima piastrella, quindi tenderà a salire, e io dovrò comunque forzarla per metterla in maniera più pari possibile, e ovviamente con il tempo, se io non compenserò questo sforzo, la mattonella si staccherà. Questo è il pavimento che noi abbiamo nella camera, e ovviamente lo lasciamo così perché è veramente molto 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 imbarcato, come si dice in Toscana, è totalmente imbarcato, quindi, però fortunatamente non ha scalini, quindi lo lasciamo così com'è, e questa sensazione di, diciamo, imbarcamento ce la teniamo e lo lasciamo così. Quindi, sempre ritornando a noi, appunto, il pavimento in PVC in questo caso qui è fantastico, ma ovviamente chi ha la possibilità di poter avere dei pavimenti perfettamente regolari, credetemi, è una soluzione economicissima, praticissima ed esteticamente fantastica. Poi
un giorno non mi piace più, prendo una spatola, lo stacco e ne compro un altro o ce ne metto un altro, perché ovviamente non roviniamo quello che c'è sotto. Ci sarà il problema di dover mettersi lì a togliere un po' di colla che rimane appiccicata, però è un lavoro che comunque si dovrebbe fare con qualsiasi altro pavimento. Quindi credetemi, quando si va a mettere in posa una cosa del genere è semplice, veloce ed è duraturo, ok? Quindi vi ringrazio per adesso per l'aggiornamento del pavimento in PVC. Vi ricordo sempre, iscrivetevi al canale, like e condividi. Sandro Cicali, Free Energy. Ciao ragazzi, alla prossima, ciao! Sandro, Sandro, Sandro Cicali, Sandro, Sandro, Sandro Cicali.